Ci siamo, signore e signori, Sipario! Come triste Cesena, triste come mio cuore, passeggiare solo solo, senza il mio perduto amore. Ogni via di Cesena mi parla della tua assenza, cerco di non ascoltare, piuttosto vado a Faenza. Mi sono iscritto a un club per uomini soli. Finalmente, con un po' di imbarazzo, sono andato ieri sera alla prima riunione del club. Ma c'ero solo io. Ed ora, per l'angolo della scelta, un minuto con il professor Manfredini. C'è qualche rosso? Rosso. Rosso è quel fuoco che brucia la legna, rosso fa il cuore che un cuore disegna, rosso il papavero di il pomodoro, non puoi passarselo è il semaforo. Per far la rima ho sbagliato l'accento, dalla vergogna io rosso divento. Bella bambina, ti piace? Un tiro, se no... Come distinguere al momento dell'estrazione il numero 6 dal numero 9? Semplice. Se girando il numero dalla parte sbagliata si legge 9, vuol dire che è un 6. Se rigirandolo dalla parte giusta si legge ancora 9, vuol dire che la parte sbagliata era quella giusta. Ma se vi accorgete che la parte sbagliata non era quella giusta, vuol dire che in parte la parte giusta non era poi così sbagliata. E in parte si sa quando si parte, ma non si sa quando si arriva. E questo vale sia per il numero 6, sia per il numero 9, che per tutti gli altri autobus. Non c'è serenità dell'animo paragonabile a quella che si può raggiungere attraverso la recitazione dei mantra buddhisti, associata ad un Tavor da 2,5 mg. Due prime poesie, dunque la prima si intitola A capirmi. Vorrei dirti ti amo senza aprir bocca. Sì? Oh. Riuscirai mai a capirmi? La seconda, quante volte? Quante volte i miei occhi hanno guardato nei tuoi? 4. Riconosco il postino dal timbro della voce. Ancora un po' di difficoltà, magari vi aiuto, vi sottolineo, state attenti, così prendo. Teneva il piede in due scarpe, come si suole dire. C'è bisogno o non c'è bisogno, insomma. Il giocoliere impreciso lavora al circa. Vedo che pian piano è entrato, mi fa piacere. Indossando una certa maglietta posso comunicare con i morti. È una medium. Mambo, mambo strambo, ho fatto terno. No, ho fatto ambo, peccato. Mambo, divento Rambo. Di rotto un giambo per venire da te. Abbiamo pensato a una sorta di coreografia letteraria. Ecco, coreografia dal greco, coreia, danza, e grafè, descrizione, quindi descrizione della danza, ma letteraria, dal latino littera, littere. Come se il movimento del corpo, corpus corporis, accompagnasse, dal greco compagnatos patus patas, la parola, palabra, dall'arabo aklak, akak. Ma nell'accezione di scrittura, dall'ebraico kaifa, aifa, hai fatto i compiti dal finnico röstreva per il giorno dopo, dall'estone nella drosnia, nell'accezione lituana tutta tana, dal cinese tsu tsu.
ruppemi l'alto sonno nella testa un greve tuono, sì che la testa mia cinta è la sé d'elmo di Scipio. No, da principio. Ruppemi l'alto sonno nella testa un greve truono, così colà dove si può, ciò che si vuole, così colà o colà così, ho male qui, quanto mi duole, che fitte fitte, trafitto al sole ed è subito sera, le parole più non ritrovo, nemmeno la via, larga è la foglia, chi vuole essere lieto sia, che confusione, che zibaldone. No, mai fu mio. Il libro minimo delle massime. Il nulla sarebbe già qualcosa. Rubatemi l'anima, vi spezzerò le ossa. La vita mi sorride, cosa diavolo vorrà da me? Sto da Dio, ma non esisto. Se Dio è ovunque, non è altro che spazio, con la barba. Avanti un popolo, alla riscossa, pronti alla mossa del qua qua qua. Salsa già un grido, dall'unità, Su, allora, prima il pugno, poi dovete rotearlo a tempo, poi seguite la linea dell'orizzonte come buon auspicio per una nuova alba. Poi vi piegate a sinistra al richiamo della storia, poi tornate al centro, ma attenzione a non spingere troppo a destra. Centro, pugno, roteare, linea, sinistra, centro, pugno, roteare, linea, sinistra, centro, attenzione alle testate. Linea, sinistra, centro, pugno. Bravissimi così. La criptonite, dicevo, deve il suo nome al e prende il suo nome dal pianeta Krypton, un minuscolo pianeta che dista dalla Terra, pensate, decine e decine di chilometri. La criptonite, detta anche roccia del diavolo o monica, si presenta in genere come un solido cristallino di colore verdognolo. Sono stati tuttavia reperiti rarissimi esemplari di colore verdastro. Essa appare in natura sotto differenti forme, tutte uguali fra di loro, in particolare una, più precisamente la prima. Le forme più diffuse in natura sono anche le più rare. Tra queste potremmo citare, che ne so, le forme a U, a V e a W, a spina di pesce, a lingua di bue, a becco di quattrino, a sandalo, a zoccolo, a pendolo, a scivolo, a ciondolo, a pisolo e a mammola. Importanti giacimenti si possono trovare, a forza di cercarli. E allora, in verità mi contraddico, combattiamo la vita, conquistiamola, consumiamola per intero prima ancora che sia finita, perché in mancanza di altro è tutto quello che abbiamo. Si chiama vita per viverla, non per evitarla. Perciò precedete l'istinto, rincorrete l'irraggiungibile, desiderate l'impensabile, siate l'inverosimile anche a costo di cadere nel ridicolo. Questo è quanto.